cronaca, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un cinquantenne della provincia di Pescara, trovato in possesso, pensate, di ben 132 kg di sostanza stupefacente, sequestro senza precedenti per quantità e tipologia. La lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti rappresenta uno degli obiettivi preminenti della polizia in ambito provinciale e da gennaio a oggi la squadra mobile ha sequestrato complessivamente oltre 160 kg, 132 soltanto ieri sera. I poliziotti della mobile, nell'ambito di un'attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal questore Solimene, ha tratto in arresto un uomo già noto alle forze dell'ordine. Nella flagranza dei reati, con 130 kg di hashish suddivisi in 1379 panetti e 2 kg di marijuana suddivisi in 8 buste da 200 grammi l'una. Il valore complessivo della merce di circa 400.000 euro. Gli investigatori da tempo si erano insospettiti per il tenore di vita che conduceva l'uomo, residente in provincia, e che non corrispondeva alle sue dichiarazioni dei redditi. L'arrestato, che formalmente risultava essere un professionista, ma che non svolgeva alcuna attività, aveva auto di lusso, un tenore di vita elevato che facevano presagire che lo stesso potesse trarre profitto da attività illecite. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno scoperto 6 borsoni neri in tela e un trolley contenenti la droga. Droga tra l'altro di diversa tipologia, sarebbe stata venduta al dettaglio per il mese di agosto. L'ingente quantitativo scoperto costituisce un sequestro senza precedenti nella provincia di Pescara. L'arrestato è stato associato in carcere a disposizione della Procura della Repubblica di Pescara.